Caillou in biblioteca. Splash, splash. Splash, splash. Pesciolino mio. Caillou e Rosy si divertono tanto giocando con la tessera della biblioteca. Oh? No, Rosy, questo pesciolino è mio, cioè la tessera della biblioteca. Forse un giorno ne avrai una tutta tua. Oh! Tessera! Giusto, Rosy. Oggi andremo in biblioteca per la lezione di storia. Storia! Sì! Porteremo a casa dei libri, mamma! Portiamo libri! Certamente, tu e Rosy potrete prendere in prestito dei libri. Vorrei tanto dei libri sui pesci! Caillou non vede l'ora di essere in biblioteca! Abbiamo ancora qualche minuto prima della lezione di storia. Perché non prendi un libro per Rosy? Va bene, andiamo, sorellina. Caillou è già stato in biblioteca e sa esattamente dove andare. Questi sono libri per bambini piccoli come te, Rosy. Apri, per favore. Mo che fanno mo? Giusto, Rosy, le mucche fanno muu! E i maialini? Sono contenta che vi divertiate a leggere i vostri libri, ma cercate di parlare più piano. Ci sono altre persone che stanno studiando. Va bene, mamma, vado a cercare il mio libro. Caillou non vuole un libro sui gatti. Vuole un libro sui pesci. Mamma! Sì, Caillou? Non riesco a trovare nessun libro sui pesci. Ho sentito qualcuno parlare di pesci. Beh, oggi durante la lezione parleremo proprio degli oceani e dei pesci che ci vivono. Sei qui per la lezione, forse? Sì! Bene, stiamo giusto per cominciare. Su, venite! Ciao, bambini! Il mio nome è Vanessa. Qualcuno di voi ha mai visto l'oceano? Esistono diverse creature che ci vivono. Questa è la storia di un delfino di nome Philip. I delfini sono mammiferi. Però, quando li vedete, pensate subito che assomigliano ai pesci. Caillou immaginò come doveva essere nuotare con un delfino vero. Ciao, delfino Philip! Andiamo a cercare dei pesci! Qui devono essercene tanti! Tu non sei un pesce, sei una tartaruga! Che bello! Vi ho visti molto interessati! Vi è piaciuta la storia? Sì! Ottimo! Ci sono tanti altri bei libri qui. Spero che ognuno di voi ne scelga qualcuno per leggerlo a casa. Mamma, possiamo prendere qualche libro? Sì, certamente. Vi piacerebbe prendere questo? Ci sono tante storie di pesci. Sì, grazie, è bellissimo! Prego! Libro mio! No, Rosy, questo è il mio libro! Oh, rotto! Caillou non sa che fare,
Magari la bibliotecaria si sarebbe arrabbiata se avesse visto il libro strappato. Meglio nascondere il libro. Ma sa che non è la cosa giusta da fare. No, è meglio farlo vedere alla mamma. Io e Rosie l'abbiamo strappato, ma è stato un incidente. Ci dispiace, mamma. Oh, sono sicura che Vanessa capirà. Dobbiamo dirglielo. E se poi si arrabbia e non ci facesse più prendere nessun libro? Sembra così gentile. Riuscirà sicuramente ad aggiustarlo. È la cosa giusta da fare. Va bene, glielo diremo allora. Ciao! Posso aiutarvi? Io e mia sorella stavamo litigando per questo libro, signora, e purtroppo si è strappato. Ci dispiace. Sì, vedo. Potreste aiutarmi a ripararlo? Che ne dite, vi va? Certo, sì! Sì! Che bello aiutare la bibliotecaria! Non più rotto! Avete visto? Siamo stati bravi! Bene, ora voi due promettetemi che sarete più attenti con i libri. Sì, signora! Bravo, Caillou! È tutto pronto per la vostra iscrizione. Ci sono altri libri che vorreste prendere? Guarda, Rosie, anche tu hai la tesserina! È come la mia! Splash, splash! Splash, splash! Il tesoro dei pirati. Caillou, la mamma e Rosie vanno in biblioteca. Caillou ha preso molti libri e non vede l'ora di iniziare a leggere quello sui pirati. Allora com'è andata? Vi siete divertiti in biblioteca? Ciao papà, guarda, ho preso tanti libri. Lo sai, questo racconta una storia sul tesoro dei pirati. Ehi, amico! Ehi, in guardia! Anche tu hai preso dei libri, Rosie? Libri cavalli! Papà gioca con cavalli. Mi dispiace, tesoro, ma devo finire di potare la siepe. Mamma gioca con cavalli. No, tesoro, ho molto da fare oggi. Sta arrivando la nonna, così giocherà lei con te. Nonna gioca con cavalli. Dimmi, e tu che cosa farai oggi, Caillou? Guarderò i miei libri. Ciao, Gilbert. Caillou si mette comodo ed è pronto per dare un'occhiata ai suoi libri. Guarda, Gilbert, il pirata ha come animale un pappagallo. È un uccello che può parlare. Dai, fallo anche tu. Dimenticavo, tu non sai parlare. Nella prima pagina, il pirata sta approdando con la sua nave su una piccola isola. Togliti, non riesco a vedere. Gilbert! Ora va meglio. Sei un gatto davvero dispettoso. Caillou deve trovare un altro posto per poter leggere il suo libro. Un posto dove Gilbert non lo avrebbe interrotto. La camera dei giochi sembra proprio un buon posto. Rosie Cavallo! Ciao, Caillou. Ti va di venire a giocare con noi? No, sto leggendo il libro dei pirati. Va bene, cercheremo di essere silenziose. Andiamo, Rosie, andiamo a fare dei bei disegni. Rosie disegna cavallo, cavallo, cavallo. Rosie disegna! Cavallo, cavallo, Rosie disegna cavallo. Non è facile concentrarsi con Rosie nei paraggi.
Oh? Vieni, Rosy, su da brava, andiamo a giocare di là. Caillou ha bisogno di silenzio e concentrazione per leggere il suo libro. Cavallo, 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 cavallo! Va bene, ho capito, andrò da un'altra parte. Se cerchi un posto un po' più tranquillo per leggere il tuo libro, perché non vai nel soggiorno? Va bene, grazie, nonna. Cavallo, 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 cavallo. La nonna ha ragione. Per leggere c'è bisogno di un posto tranquillo. E il soggiorno è un posto tranquillo. Ah, finalmente! Oh. Oh no! Neanche il soggiorno è un posto tranquillo! Mamma! Scusa tesoro, non ti avevo visto. Stai cercando di leggere il libro sui pirati? Sì! Mi dispiace, ma devo passare l'aspirapolvere. Va bene, mamma. Troverò un altro posto per leggere. Grazie, Caillou. Meno male, Gilbert non si vede da nessuna parte. Forse Caillou ha trovato il posto giusto per leggere il suo libro. Oh, oh Gilbert! Non è possibile! E ora Caillou dove può mettersi tranquillo a leggere? Forse il ripostiglio è un ottimo posto. È tranquillo e nessuno lo può disturbare. Caillou immagina di essere il pirata della sua storia. Deve essere proprio quella l'isola dove c'è il tesoro. Meglio che controlli la mappa. Vediamo. Shh, Polly, non mi distrarre, per favore. Devo dare un'occhiata alla mappa. Ah! Il tesoro è nascosto proprio su quest'isola. Sta venendo una certa fame. Eccolo, l'ho trovato! Il vero tesoro dei pirati! Mi chiedo cosa ci sia dentro. Ah! Biscotti! Ecco qua, Polly. Allora, uno per te e uno per me. Devo dire che è un ottimo tesoro. Caillou! Caillou! Dove può essere finito? Qui dentro mi pare che non ci sia. Neanche fuori. Eccomi! Caillou! Finalmente! Caillou trovato! Stavi giocando a nascondino? No, volevo soltanto leggere il mio libro senza essere disturbato. E il mio ripostiglio è sicuramente il posto più tranquillo di tutta la casa. Caillou gioca! Certo, ho finito tutto il libro. Ah, amico, io sono un pirata! Caillou pirata! Ehi, amico! Libri. Sorprese, di avventure e storie fantasiose. Ci sono libri sui pirati, libri scritti o disegnati. C'è il libro sui cowboy a cavallo e ce n'è uno ancora più bello, sui dinosauri. C'è anche un libro in cartoncino, costruisci il tuo fortino. Puoi imparare a allacciarti le scarpe, io ho imparato a fare facce storte. Guardami! Quando
Caillou, narratore di favole. Caillou si sta divertendo a giocare con i suoi amici Jason e Jeffrey. Ma fanno davvero troppo rumore. Ragazzi, potete smettere di urlare in quel modo, per favore? Non possiamo, stiamo facendo una gara di ruggiti. Signorina Martin, se andiamo fuori possiamo continuare ad urlare. Ottima idea, Caillou. Se andate fuori non disturberete nessuno. Sta piovendo! Già. Temo che per il momento non sia proprio il caso di uscire. Caillou era triste. Voleva tanto uscire. Non mi piace la pioggia. Da dove arriva tutta quell'acqua? È tantissima. Bella domanda, Jeffrey. Qualcuno sa da dove arriva l'acqua? Arriva dalle nuvole. Giusto. Ma sapete come arriva lassù? Venite, ve lo mostro. L'acqua la troviamo nel mare, nei laghi e nei fiumi e a causa del calore evapora. Ciò significa che va nell'aria e forma le nuvole. Quando le nuvole sono piene d'acqua e non ce la fanno più a trattenerla, la lasciano cadere e quindi piove. Oh! E la pioggia fa crescere l'erba nei prati. Giusto! Qualche volta la pioggia è un bene. Ma non ora che Caillou vuole giocare fuori. Vorrei tanto che smettesse di piovere. Non preoccupatevi, Super Caillou farà smettere di piovere! Farò come il mio papà quando usa la spugna per lavare l'auto! Strizzerò le nuvole e farò uscire tutta l'acqua! Potete uscire e giocare! Sì, evviva! Urrà per Caillou! Urrà per Caillou! Caillou! Se la pioggia smette, possiamo uscire a giocare. Ma per ora potresti prendere un libro, no? I libri sono un ottimo modo per divertirsi nei giorni piovosi. Va bene! Guarda, io ho preso il libro di Jack e il fagiolo magico. C'è un gigante sulla copertina. Io invece ne ho scelto uno sui dinosauri. Tu che cosa vuoi leggere, Caillou? Voglio un libro sui supereroi. Ma che genere di supereroi? Un supereroe che faccia smettere subito di piovere. Temo che non ci sia un libro su questo argomento, ma potresti scriverne uno e io potrei aiutarti. Va bene. Ora raccontami la tua storia sul supereroe, così io la potrò scrivere. Allora, c'era una volta. Tutti quanti volevano uscire, ma pioveva. E così il supereroe... Come si chiamava? Super Caillou! Davvero un bel nome. Che cosa faceva Super Caillou? Volava fino alle nuvole. È impossibile fino alle nuvole. E le nuvole erano delle grandi spugne piene d'acqua. Così lui volò su verso le nuvole. C'era anche qualcun altro lassù con lui. Sì, un gigante. E un dinosauro. Ah, sì. Un gigante e un dinosauro sulle nuvole. Poi che è successo? Allora Super Caillou voleva fermare la pioggia e...
Sì, le nuvole erano piene d'acqua perché il gigante, lavando la sua auto, aveva lasciato il rubinetto aperto. Così, con il gigante e il dinosauro, Super Caillou strizzò fuori tutta l'acqua. Saltarono su e giù finché non la tolsero tutta quanta. Squish! 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 Che cosa accadde dopo che ebbero tolto tutta l'acqua? Smise di piovere e uscirono tutti a fare un giro con l'auto del gigante. Con l'auto del gigante. Bene! È una bella storia! Adesso l'abbiamo scritta. Ma non ci sono le immagini! Non ancora. Le immagini dei libri si chiamano illustrazioni. Vorresti che ci fossero nel tuo libro, Caillou? Certo! Caillou fa tanti disegni per il suo libro. L'ultimo disegno è bellissimo! Dopo che si è asciugato, la signorina Martin aiuta a legare le pagine con un filo. Ecco fatto! Complimenti, Caillou! Sei un autore! Questo significa che hai scritto un libro. Chi è che ha scritto un libro? Io! E ho fatto i disegni! Le illustrazioni! Vedi? Li hai fatti tu! Sono sicura che sarà una storia davvero emozionante! Lo porti a casa o lo lasci qui in modo che possano leggerlo tutti? Voglio lasciarlo qui! Jason e Jeffrey devono ancora vederlo! Oh, va bene! Ciao, Caillou! Sono veramente orgogliosa di avere uno scrittore in famiglia. Grazie, mamma! Ciao!